Allora, intanto vi anticipo questo, che tutte le volte che parlo di arte, di filosofia, io mi incarto un po', perché ho delle mie idee riguardo a questi valori, e soprattutto tutte le volte che parlo con gente che di arte se ne occupa in particolare. L'altro giorno, per esempio, ragionavo con uno dei tanti artisti amici che ho, in questo caso era un pittore, uno dei tanti pittori italiani che vende quadri e che fa quadri che nessuno capisce, molto belli, ma che nessuno capisce, e che naturalmente non riesce a vendere per colpa di questi ignoranti che non glieli comprano. E io cercavo di spiegargli che considero arte prendere un foglio bianco, disegnare un rettangolo, disegnarci dentro un luogo di vendita, un luogo di armonia, e poi realizzarlo, riempirlo di clienti veri che parlano, che stanno insieme e che compiono uno dei gesti fondamentali nel nostro modello di civiltà, che è la spesa. E lui la benediva a sentire queste cose, e io sostenevo poco umilmente, perché a volte sfuggo al mio principio fondamentale di mantenere l'umiltà, sfuggo fortemente, gli sostenevo di essere molto più artista di lui. Mi incanto ogni volta che parlo di arte, perché c'è una frangia oggi maggioritaria di artisti contemporanei che sostengono che non deve essere assolutamente spiegato quello che lui fa. Lui fa una roba, l'attacca al muro e la gente deve guardarla e vederci dentro delle robe. E io sostengo che ciò che non è capito non è arte. E sostengo soprattutto che questa maniera di vedere arte è un modo, io dico tra virgolette, di destra di vederlo, cioè nicchia, riservata a pochi, che non avvicina la gente comune, che è quello che piace a me, alla cosa più importante dell'umanità, che è la poesia. Sostengo che uno dei motivi forti dell'imbarbarimento abnorme in cui ci siamo ficcati negli ultimi decenni deriva proprio dal fatto che chi è artista è introspettivo, è egoista, lo fa più per sé che per gli altri, e questa maniera di affrontare l'arte, anche se posso capire mille ragioni di chi lo fa, non avvicina la gente comune alla poesia. E questo è un male, e questo è un male perché ci rende, è barbarie. Noi stiamo facendo, poi ne parleremo adesso nel corso del mio speech, Italia a Firenze, dedicato al Rinascimento, dove andremo a raccontare il Rinascimento e esporrò il Rinascimento per come vedo io che debba essere esposta l'arte, e cioè ben raccontata, con vicino una narrazione popolare, per cui partendo da Jacopo de Medici fino a Michelangelo Buonarroti, andando avanti, si capisca bene una signora normale che entra per fare la spesa, che è venuta per comprare lo stroldino, si possa fermare di fronte a questa cartella che realizzerò e possa capire un po' perché è nato il Rinascimento in quel periodo storico incredibile fiorentino, e magari possa ragionare un attimo perché sarebbe utile che rinascesse una forma di rinascimento in Italia. Ma per fare il rinascimento occorre che la poetica diventi un bene comune, diventi un bene anche della gente comune, altrimenti l'imbarbarimento ci allontana da tutto, ci allontana dalla democrazia, ci allontana dall'armonia, ci allontana dalla convivialità. Allora, incominciamo da questo. Incominciamo dal fatto che chi ci ha creato ha messo due orgasmi sulle due cose che assicurano la continuazione della specie. Se noi non godessimo a fare l'amore e a mangiare, ci saremmo già estinti. E quindi è naturale pensare che queste sono le due attività primordiali dell'umanità. Primordiali e autonome, nel senso che noi potremmo semplicemente passare la vita a far l'amore e a mangiare, e l'umanità, la continuazione dell'umanità assicurata.
Se non facciamo quelle due robe lì ci estinguiamo, quindi non esistiamo e quindi non c'è niente. Poi esiste il terzo orgasmo, invece, che io ritengo il più importante di tutti, ma che senza gli altri due prima non ha senso di esistere, che è il punto C, non è il punto G. Questa storia del punto G è internazionale, quindi si può dire, non è solo italiana. Il punto C nel senso che la cultura, che assicura l'evoluzione della specie, perché soltanto la continuazione della specie non dà grosse ragioni di vivere, ha senso che la specie continui se si evolve. Io sono sempre e solo per la crescita e l'evoluzione. Considero questa storia della decrescita felice una delle più grandi stupidaggini che si possono raccontare oggi in giro, perché è antinaturale. Non è naturale a noi umani, che abbiamo questa tendenza naturale a crescere. Poi che la crescita non debba essere solo economica, sono il primo, figuratevi, a dirlo, ma la crescita è fondamentale. Quindi esiste il punto C, che è la cultura, e quindi il massimo della vita sarebbe di riuscire a creare dei luoghi di vendita. Io vi parlo di luoghi di vendita perché sono mercante, nasco mercante, e credo che ognuno di noi debba lavorare, impegnarsi per mettere poetica in quello che fa, in quello che è il proprio mestiere. Io credo che ci possa essere poetica in un muratore che costruisce case, credo che ci possa essere poetica in un casellante dell'autostrada che magari decide invece di guardare la televisione, di fermarsi a chiacchierare, a dire due cose con quelli che arrivano, che escono dal casello, e magari dargli delle informazioni, anche soltanto accoglierlo con un sorriso e un buongiorno, buonasera. Io la considero che sia poetica altissima. Adesso non ci sono più, perché questa nostra visione del progresso ha fatto sì che tutte le invenzioni, tutta l'innovazione è mirata a distruggere i posti di lavoro, per cui ci inventiamo il telepass e siamo orgogliosi di aver inventato il telepass e tutti i casellanti non hanno più lavoro. Siamo orgogliosi di aver inventato i distributori automatici e tutti i benzinai non hanno più lavoro. Siamo orgogliosi di aver inventato la comunicazione online e quindi il 50% dei giornalisti non hanno più lavoro, soprattutto il 100% dei poligrafici. Siamo orgogliosi di aver inventato i servizi online e così chiuderanno l'80% dei sportelli bancari. Siamo orgogliosissimi di aver inventato i robot nelle fabbriche, così gli operai non avranno più lavoro. E siamo super orgogliosi di aver inventato i magazzini automatici, così i magazzinieri non ci saranno più, e software raffinatissimi che hanno ormai distrutto i posti di lavoro per i ragionieri e per chi fa la contabilità. Quindi viviamo in un momento veramente complesso e difficile, in cui da un lato continuiamo a vivere nel nostro solito modello, che è la civiltà dei consumi: posto di lavoro, salario, consumo. Consumando creo nuovi posti di lavoro, nuovi salari, nuovi consumi. Modello straordinario, bellissimo, ci piace di Dio, e per forza che ci piace, perché negli ultimi 150 anni abbiamo aumentato di 20 anni la vita media, abbiamo aumentato la qualità, abbiamo distribuito meglio la ricchezza, è stata un'epopea fantastica. Però non ci siamo inventati un modello di civiltà nuovo e abbiamo dall'altra parte invece inventato una formula di progresso mirata a distruggere il posto di lavoro. E siccome la nostra civiltà, la prima mossa è posto di lavoro, da cui discende salario, da cui discende consumo, ci siamo incriccati e ormai non usciremo più finché non ci metteremo un modello di civiltà nuova, io penso, perché penso che sarà impossibile fermare questa formula del progresso che ci siamo inventati. Non c'è verso. A me fa un po' ridere quando vedo dei tomoni, libroni alti così di spiegazioni del motivo per cui siamo in crisi, con analisi finanziarie raffinatissime, che non capisce il tubo, molto artistiche. E poi io quando spiego in maniera molto semplice del motivo per cui ci siamo intricati, la gente mi guarda e mi dice: cacchio, forse è vero, però è troppo semplice la tua analisi. Ma io adoro la semplificazione. Quindi dicevo, mettere insieme questi tre orgasmi è lo scopo di Italy. Il problema è che il primo, quello di far l'amore, è una roba privata, ognuno se lo gestisce a casa, non possiamo farlo nei luoghi pubblici, è anche giusto che sia così.
e quindi ci occupiamo degli altri due. No, mi viene sempre da ridere perché quando racconto Italy di Bologna, che è dentro l'ambasciatori, che è stato, nasce l'ambasciatori di Bologna, è una cosa carina perché nasce chiesa nel 300, poi negli anni, nei secoli diventa teatro e poi avanti diventa cinema e dopo il dopoguerra diventa cinema luci rosse. E noi abbiamo messo Italy dentro un cinema luci rosse, che lo è stato per 40 anni, che ancora trasuda di erotismo e di sesso. E quindi dico sempre ridendo che lì dentro finalmente siamo riusciti a metterci di tutti e tre gli orgasmi. Ma in realtà ci occupiamo di due: mangiare e occuparsi della mente, della cultura. Prima di tutto vi devo dire che nel cibo esiste una forma d'arte intrinseca che è la narrazione e la poetica del cibo, che è una forma altissima d'arte intrinseca sulla quale dobbiamo ragionare e che pone il cibo in una posizione di vantaggio enorme rispetto a tutti gli altri oggetti che consumiamo, perché è l'unico che mettiamo dentro il nostro corpo. Diventa più complesso narrare, fare una narrazione e fare poetica intorno a un'automobile piuttosto che ad una giacca, piuttosto che ad una cravatta, piuttosto che ad un orologio. Anche se immaginate se io vendessi orologi, cosa potrei raccontare del tempo, per esempio, o se dovessi vendere giacche, andrei a mettere vicino a quella giacca la fotografia del campo dove gli animali sono stati allevati, come sono stati allevati, come sono stati tosati. Andrei a raccontare che tecniche sono state usate per dare la tinta a queste robe che ci mettiamo addosso. Andrei a fare magari anche un racconto delle forme nel tempo, come si sono sviluppate. Tuttavia non potrei mai essere alto come lo siamo nel cibo. Quindi considero primo una formula di grande arte fare la narrazione di quel cibo, cioè mettere accanto a quella mela un cartello che racconta le origini di quella mela, che racconta come è stata coltivata, che racconta le persone che l'hanno coltivata e l'hanno raccolta e che poi racconta la filiera distributiva di quella mela. Perché considero fondamentale che chi mette qualcosa nel proprio corpo sappia che cosa fa. Io considero pazzesco, considero una delle forme più barbare della nostra barbarie il fatto che conosciamo meglio ciò che mettiamo fuori dal nostro corpo rispetto a ciò che mettiamo dentro il nostro corpo. È pazzesco. E Italy, che ha avuto questa intuizione di raccontare una mela, quando mi chiedono ma come nasce Italy, dico sempre mille versioni diverse, ma quella che mi piace più raccontare è di dire Italy nasce per raccontare una mela. E faccio vedere qualsiasi volantino di qualsiasi ipermercato che nella pagina dell'elettronica descrive i cellulari benissimo, con 18 righe di descrizione, e poi mette il prezzo, e giustamente racconta il cellulare perché esistono 190 modelli diversi di cellulari in Europa, quindi è giusto distinguerli, non puoi comprare un bene se non... Noi considereremo assurdo un mercante che faccia la pubblicità di un cellulare scrivendo cellulari euro, oppure uno che vende automobili scrivesse automobili euro. Lo considereremmo un pazzo, perché esistono svariati modelli di automobili, svariati modelli cellulari. E dicevo, dopo aver visto questo cellulare, aver apprezzato nella pagina elettronica che viene ben narrato, poiché lo sceglie 390 modelli diversi, poi giro nella pagina del cibo, vedo la fotografia di una mela, qualunque, e vicino c'è scritto mele euro. Dicevo, e allora c'è scritto mele euro, mele euro al chilo, e di mele sapete quanti ce n'è in Europa? 232 cultivar diverse, e trovo pazzesco che sulla mela che la mettiamo al nostro corpo dobbiamo scegliere tra l'opportunità di scegliere tra 232 modelli di mele, non le raccontiamo, e così per tutto il resto, pasta,
pensate cosa c'è dietro la pasta, pensate che narrazione si può fare sulla pasta. Abbiamo calcolato che partendo soltanto da due elementi, e cioè l'acqua e la semola, si possono fare 173 tipi diversi di pasta, a seconda di come si impasta, di come si preimpasta, di come si estrude, di come si essica. 173 diversi modi di pasta e di gusti diversi. E quindi Italy nasce per raccontare questa mela, nasce per raccontare questa pasta. Io considero la narrazione una forma di arte altissima. Perché ho questa visione semplicistica dell'arte come strumento per avvicinare la gente alla poesia. Ho avuto la fortuna di lavorare 3 anni con Tonino Guerra, adesso purtroppo è mancato l'anno scorso, parliamo del più grande poeta vivente allora. Una persona che quando io e lui insieme parlavamo di lavatrici e mi diceva: tu vendi quelle scatole bianche, magiche, dove butti roba sporca ed esce pulita. Pensate a raccontare una lavatrice in quella maniera, e pensate che soltanto 70 anni fa lavavamo nei fiumi o refrigeravamo nelle ghiacciaie, cucinavamo nei camini o sulle piastre a cucina legna. Pensate alla poetica dell'elettrodomestico che toglie la fatica alle persone e migliora la qualità della vita. E Tonino mi ha insegnato che poesia non è soltanto farla, poesia è anche goderne. Mi ha insegnato che un gesto poetico è leggere una poesia e goderne. Leggere una poesia e goderne è fare poesia. Ed è il processo più importante per togliersi dall'imbarbarimento. Quindi, primo elemento intrinseco di rapporto arte-cibo è la narrazione. Secondo elemento è la poetica di quel cibo intrinseco. Facciamo un esempio. Culatello di Zimbello, narrazione. Andiamo a raccontare come sono stati allevati quegli animali, da dove arrivano, che razze sono. E lì, attraverso la narrazione, per esempio, comprendiamo che abbiamo distrutto le nostre razze autoctone di maiali bianchi, non esistono più. In Italia esistono soltanto più razze autoctone di maiali scuri, neri. Quelli bianchi ce li siamo persi, per cui le razze che usiamo noi sono autoctone della Mitteleuropa e dell'Alta Europa. Poi andiamo a raccontare questi animali come sono stati allevati, che cosa hanno mangiato, e poi raccontiamo questa cosa straordinaria della catena del freddo, e cioè la tecnica primordiale inventata per non metterci chimica dentro. Cioè, attraverso la catena del freddo tu nei salumi riesce a non mettere polifosfati, nitriti, nitrati e soprattutto solfiti. Un uso corretto della catena del freddo ci aiuta a conservare, a portare questi prodotti che metteremo nel nostro corpo senza doverne aggiungere chimica. Andiamo a fare questa narrazione. Quindi immaginatevi questo culatello di Zimbello raccontato con un cartello vicino che lo narra. La seconda cosa che cerchiamo di fare è di metterci la poetica. Quindi immaginate vicino a quel culatello di Zimbello un altro cartello con scritto misteriosamente buono. Intanto voi mi insegnate che il mistero legato al mondo contadino è una meraviglia ed è una parte fondamentale della poetica, dell'arte contadina di produrre cibo, questa storia del mistero, questa storia chi fa i barattoli conservati, li fa chi li fa con la luna piena, chi li fa con la luna calante, chi li fa con la luna ascendente, perché è convinto nella propria poetica che se si fa in periodi diversi, ed è misteriosa questa cosa, perché viene tramandata di padre in figlio e non c'è un ragionamento scientifico sotto. Quindi nel culatello posso fare questo cartello e scriverci misteriosamente buono e andare a raccontare che siamo andati a chiedere a uno di questi anziani che fanno il culatello, immaginiamo la scena mentre lo fa, lo mette nella vescica, lo prepara, lo gira e poi comincia a legare. L'arte della legatura del culatello è una roba di una bellezza poetica straordinaria, e andiamo a chiedergli: ma perché
nelle giornate di nebbia, d'inverno, correte a fare il culatello perché siete sicuri che se lo fate con la nebbia dopo 18 mesi sarà buono, mentre siete altrettanto sicuri che se faceste quel culatello in una giornata di sole, invernale, sempre tra novembre e marzo, perché questo è il periodo in cui si fa il culatello di Zibello nei 9 comuni del consorzio, se voi lo faceste in una giornata di sole, questo culatello dopo 18 mesi sarà cattivo. E questo anziano che sta facendo il culatello alza la testa lentamente, ti guarda negli occhi e ti risponde: ma perché? Punto esclamativo. Come dire: ma che cacchio di domanda mi fai? Sei pazzo? Lo faccio così perché mio nonno faceva così, mio bisnonno faceva così, perché si fa così, non c'è una ragione, noi lo sappiamo per certo. E questa è una meraviglia poetica. Pensate intorno a una pasta di Gragnano. Narrazione. Il tipo di semole che usi, e vai a parlare a questo punto di proteine, di glutine, di ceneri, l'importanza della materia prima, vai a parlare del modo di estrudere, vai a parlare del modo di essiccare, spieghi la funzione dell'acqua, e poi vicino c'è la poetica, e sulla pasta di Grignano, sulla poetica, puoi raccontare questa meraviglia dell'incontro tra venti. E spiegare che le origini a Gragnano nascono dal fatto che in questa sorta di galleria del vento, che è la via Roma di Gragnano, disegnata come una galleria del vento, si incontrano in modo sublime la brezza del golfo di Castellammare di Stabia, distante 8 km linea d'aria, e l'aria fresca che arriva dal Vesuvio, distante una 25 km linea d'aria. Questa confluenza di venti faceva in maniera che questa pasta che veniva essiccata fuori della via, su questi legni, veniva essiccata benissimo, perfetta, perché l'essiccazione corrisponde nella pasta a quello che è la tecnica del freddo nei salumi, cioè la tecnica di conservazione primordiale migliore. E questa meraviglia dell'incontro dei venti, su questa meraviglia dell'incontro tra i venti, puoi raccontare mille poetiche, la poetica del marino in Langar, ma la poetica del fatto che in ciascuno di noi l'incontro tra valori apparentemente contrastanti crea magia, che questo vento del mare abbinato, detto marino, abbinato all'aria fresca della montagna, può essere metaforicamente considerato in noi la meraviglia di quando si incontrano autorevolezza e informalità, la meraviglia di quando dentro di noi si incontra onestà e furbizia, la meraviglia di quanto dentro di noi si incontra orgoglio e autoironia, che sono dei venti magici, straordinari, che sono i venti delle nostre anime, che apparentemente contrastanti, quando si incontrano creano delle persone diverse, creano gli artisti, creano persone che sanno esprimere poetica. Quindi c'è questa prima parte della poetica intrinseca che c'è nel cibo, che non vale niente, secondo me, se non è spiegata. Secondo me, scusate l'ignoranza, tutte le volte che ne discuto con un artista, anche grande, anche che io ammiro, mi scontro su sta roba, perché lui dice delle robe che io non capisco, ed evidentemente io dico a lui delle robe che lui non capisce, e quando non ci si capisce è un disastro, perché c'è la guerra. Quando tra i due mani non ci si capisce c'è la guerra. Sembra un po' l'incontro tra Bersani e i grillini che abbiamo visto via streaming. L'incontro tra persone che parlano linguaggi diversi e non si capiscono, è terribile, non si combina un tubo. E tutte le volte incontro io sostengo che un museo dove c'è l'opera d'arte esposta e vicino non c'è un cartello bello, grande, leggibile, in fondo bianco con scritta nera, perché se già è scritto con fondo rosso, fondo nero e scritta diversa riesco a leggere meno, coi caratteri alti e con una narrazione popolare, mi spiega quell'opera d'arte, io non la considero arte, perché ciò che non viene compresa dalla gente comune, dal popolo, non è arte, perché l'arte ha anche questa funzione democratica di diffondere poetica alla ricerca dell'armonia e di sbarbarire le persone.
io mi incazzo quando vado agli Uffizi e vedo la vendita dei Botticelli, straordinaria, e non c'è un cartello vicino che mi spiega di Zefiro, che mi spiega chi era. Voi sapete che quella era una donna particolare, che vi amava di quel tempo, la figlia di non ricordo più, e questo racconto sarebbe una meraviglia di perché nasce quella roba. E ci sono sempre più musei, soprattutto quelli di arte contemporanea, che non narrano, e non narrano queste meraviglie inventate da persone straordinarie, e lo fanno apposta, perché lui non la vuole questo cartello, chi ha fatto l'opera non vuole che sia raccontato. E secondo me senza la narrazione non c'è poetica e quindi non c'è arte. Sono un po' estremista su questo mio concetto, probabilmente non ho ragione, ma a me l'unica cosa che interessa del futuro è la partecipazione, è la democrazia, è l'armonia, e tutto quello che faccio lo faccio in funzione di vivere meglio insieme. E quindi mi interessa molto poco la felicità personale, mentre mi interessa moltissimo l'armonia, che è una sorta di felicità proattiva di una comunità, cioè insieme agli altri. Quindi abbiamo sviluppato, vi ho raccontato in pochi minuti questa mia prima visione dell'arte legata al cibo come narrazione e come poetica intrinseca, che va soltanto tirata fuori e raccontata. Italia ha un mucchio di difetti, ma in questo momento probabilmente è l'unico luogo al mondo dove viene raccontato, narrato bene il prodotto. Con questa narrazione popolare che è la scrittura, perché poi io lo so bene che se tu vai a comprare da Peck quel culatello di Zibello o quel prosciutto San Daniele, c'è il narratore dietro il banco che te la racconta, e la narrazione orale ha anche un suo valore, ma la narrazione orale in un luogo dove l'incontro è one to one tra cliente venditore, nel senso che il venditore non ha quel meraviglioso microfono legato qua col cordino come si faceva nei mercati, che era un'altra delle meraviglie della narrazione pubblica, e quindi ne gode soltanto quel cliente che in quel momento è davanti al banco, e gli altri non sanno niente di quel culatello di Bello, di quello strofino. Quindi la narrazione orale è molto importante, ma noi ci abbiamo aggiunto questa narrazione scritta in cartelli molto semplici che parlano della narrazione, e vicino, non su tutti, ci mettono un po' di poetica. Il tema successivo dell'arte è quello di legare questi valori alti che io considero artistici, poetici, al tuo mestiere, e noi in Italy abbiamo deciso di farlo in questa maniera. Primo, noi dedichiamo ogni nostro anno commerciale ad un valore, da sempre, da quando siamo nati. Quindi ci troviamo a novembre, dicembre dell'anno in chiusura, tra noi, e discutiamo di qual è il valore più contemporaneo. C'è il valore poetico, filosofico, sociologico, che secondo noi manca in quel preciso momento storico e che è meglio raccontare per aiutare verso la partecipazione e l'armonia. Faccio l'esempio degli ultimi 3 anni, il 2000, adesso siamo nel 2013, il 2011 l'abbiamo dedicato al dubbio, al maybe, quindi alla supremazia del dubbio rispetto alle certezze, e abbiamo sviluppato tutta una narrazione, tutta una poetica durante l'anno per raccontare a chi frequenta i nostri luoghi l'importanza del dubbio, l'importanza di avere dei dubbi nella vita per crescere, spiegando che le certezze sono anticrescita, che l'avere soltanto certezze non ci sviluppa, non ci porta avanti, mentre l'avere dei dubbi è una meraviglia, perché il dubbio è curiosità, il dubbio è convivialità, il dubbio è cambiare idea. E questa cosa ci è venuta in mente lavorando molto con gli anglosassoni, soprattutto a New York, dove cominciano a parlare dicendo maybe, e io trovo che cominciare a parlare dicendo maybe è una forma di poesia altissima, incominciare a parlare dicendo forse,
come trovo per i francesi, altro popolo molto, molto in gamba nella narrazione della poetica, che cominciano sempre a parlare salutando prima. Provate ad andare in qualsiasi negozio francese, la prima cosa che fanno, vi salutano, bonjour, bonsoir, ed è meraviglioso essere salutati, è una forma straordinaria. Molti lo usano come forma di paraculaggine, ma in realtà, se è sincero, è una meraviglia essere salutati. Noi italiani sostanzialmente ci siamo completamente imbarbariti, non abbiamo una formula nostra, originaria, poetica, di approccio iniziale. Tu arrivi in un ristorante, ti guardano e ti dicono ha prenotato, e non ti dicono buongiorno, buonasera. Quindi questo per dirvi che noi ogni anno leghiamo questo valore, 2011 ce l'abbiamo dedicato al valore del dubbio e abbiamo sviluppato tutta la comunicazione. Noi consideriamo la nostra comunicazione una forma d'arte. Quest'anno ci hanno anche dato il premio Ischia come miglior comunicazione italiana, ma abbiamo ricevuto gli attestati. Un giorno Gavino Sanna, presidente della Young Arabica, sapete, adesso non lo è più, ma è stato per tanti il più grande pubblicitario della storia italiana, mi ha mandato un biglietto, ho scritto considero la pubblicità di Italy la più bella degli ultimi 20 anni. Quindi cerchiamo nella nostra comunicazione di mettere questo valore, il dubbio 2011, il coraggio 2012, perché siamo verso la fine del 2011, ci siamo uniti e abbiamo deciso che il valore sociologico più forte da inserire era quello del coraggio, un valore sociologico considero, perché chi ha coraggio fa delle robe insieme agli altri, e abbiamo legato il coraggio a tutta una serie di altri valori, coraggio amicizia, coraggio originalità, nel senso che su questi temi lavoriamo e abbiamo fatto tutta una comunicazione di questo tipo. E vi do un dato, ma avrete visto tanta comunicazione in questo senso, abbiamo deciso di dedicare il 2013 alla politica e alla poesia. E quindi quest'anno ragioneremo molto di politica e di poesia. Per esempio, il giorno della campagna, il giorno delle votazioni, siamo usciti con... Si votava da Italy quel giorno. E quel giorno abbiamo fatto l'ultimo porcello da noi, nel senso che abbiamo fatto il maialino cotto in diverse maniere e l'abbiamo chiamato l'ultimo porcello, speriamo. In questi giorni sta per uscire una pagina pubblicitaria meravigliosa che dice, la vedrete tra pochi giorni, noi in Italia il governo l'abbiamo già fatto, pochi ministri ma buoni, abbiamo incominciato, presidente del consiglio culattello di Zibello, perché gli serve fortuna. E avanti così, dal Ministero degli Interni alla Difesa, per ogni ministro un cibo primordiale, una materia prima forte, e raccontata perché, non so, per esempio al Ministero dello Sviluppo Produttivo abbiamo messo lo yogurt italiano perché è sempre in fermento e abbiamo parlato di fermenti lattici e abbiamo raccontato dell'importanza di stare in fermento per combinare delle storie. La pasta, che non ricordo più, credo l'abbia messa alla Difesa perché è elastica ma tenace nello stesso tempo, e avanti così, vedrete, è una cosa carina. Cerchiamo sempre di mettere insieme ironia e autoironia, che è una roba secondo me fondamentale. Perché politica e poesia? Perché quest'anno utilizziamo tutta una serie di racconti e di poesie di Tonino Guerra per parlare di cibo. E a volte anche quando non c'entra niente il cibo, per esempio l'8 marzo, la giornata delle donne, noi regaliamo sempre 8 frasi pazzesche di Tonino Guerra sulle donne, che aveva una sua visione sulle donne che poteva apparire da un lato antica, ma in realtà secondo me è molto moderna. Quindi secondo me, se un mercante decide, come può decidere chiunque, di mettere un po' di poesia vicino a quello che fa, e questo è fondamentale perché ciascuno di noi è in grado di mettere un po' di poesia vicino al proprio mestiere, ed è tanto più poetico quanto riesce a far traslocare questa emozione con le persone con cui si ritrova, quindi a essere contagioso, essere contagiato.
considero una formula d'arte mettere un po' di poesia vicino a qualsiasi mestiere. È lampante che facendo il mercante di cibo sei immensamente più agevolato. Ultimo tema, ogni luogo che noi apriamo lo dedichiamo ad un valore. Per esempio abbiamo dedicato tutto il Giappone a It's difficult to be simple, è difficile essere semplice, e il valore della semplicità abbiamo cercato di raccontarla perché l'abbiamo presa dal Giappone. Noi consideriamo l'integrazione che diventi interazione, la capacità di esportazione come la capacità di accoglienza di una persona, di un popolo, è tanto più alta quanto è capace a passare dall'integrazione all'interazione. Quindi noi prendiamo i popoli dove andiamo, e quindi chiudo dicendovi soltanto più i tre ultimi quattro luoghi che apriamo qua in Italia, cosa li dedichiamo? Apriremo Bari e lo dedichiamo al Levante, lo dedicheremo al Tigri e all'Eufrate, visto che Bari è la porta sul Levante. Guardando da Bari verso est, vedi questo pezzo di terra tra l'Afghanistan, tra l'Iran, l'Iraq, l'Afghanistan e la Turchia, dove è nata l'agricoltura di cui godiamo oggi, dove 10.500 anni fa, grazie al fatto che ci fu l'ultima mini glaciazione del mondo e per una serie di ragioni che non sto a spiegarmi adesso, se no altro che tempo, questo triangolo di terra è rimasto intonso e gli umani hanno incominciato ad allevare il grano, la vite. Andrò io personalmente lì, andrò sul monte Ararat, dove voi sapete che in tutte le religioni del mondo c'è un Noè che si chiama in maniera diversa, ma tutti questi Noè alla fine finiscono su questo monte Ararat, e io voglio andare a vedere quel posto lì, andare a cercare di capire sul posto queste cose e raccontare. Firenze lo dedicheremo al Rinascimento, come vi dicevo, e sarà, voglio che sia, il museo del Rinascimento più popolare e più comprensibile della città di Firenze. Ci sarà addirittura l'audioguida, per cui i nostri clienti che vengono a comprare col carrello possono mettersi in audioguida e quindi, insieme alla cartellonistica che porta poche frasi, approfondirle. Il tema del Rinascimento salirà, sarà sviluppato fino all'ultimo piano, dove magari, secondo noi, se seguiranno quel percorso, gli verrà voglia di comprendere che occorre un nuovo Rinascimento in Italia. Lo Smeraldo a Milano lo dedicheremo alla musica rock e pop, e quindi sarà un luogo dove si canterà, si ballerà e si farà teatro continuamente. Quindi sarà un grande palcoscenico con lo Smeraldo sospeso tra i vari piani, dove si farà musica dal vivo ogni sera e altre performance, e sarà questa vecchia storia del teatro popolare, anzi più che popolare, pop del Settecento, dove si andava a teatro e si faceva ogni sorta di roba anziché sentire o guardare i teatranti, si mangiava, si negoziava, si faceva di ogni cosa. E infine dedicheremo Piacenza, che apriremo l'8 di dicembre, alla provincia italiana che sta morendo. Stiamo assistendo, credo che voi l'abbiate capito chiaramente, alla morte, ad un imbarbarimento molto, molto forte, molto potente del nostro paese, secondo me in generale del nord del mondo, per via dei motivi che dicevo prima, dicotomia tra modello di civiltà e qualità del progresso. Ma chi sta morendo per prima? La provincia italiana. E la provincia che muore è la perdita di valori altissimi, soprattutto per quanto ci riguarda i valori contadini, che vengono espressi dalla provincia italiana, non vengono certo espressi dalle grandi città che stanno morendo. E quindi abbiamo individuato in Piacenza un luogo della provincia italiana, secondo noi sottovalutato rispetto alle meraviglie di cibo che produce, e andremo a raccontare questo. Ho cercato di dirvi più rapidamente possibile che cosa pensiamo che noi sia cultura e come sia possibile inserire narrazione e poetica in un mestiere banale che è quello del mercante. Grazie.